Claudio Trotta, buongiorno, che piacere averti qui, almeno in video. Buongiorno a te, come stai? Bene, insomma, siamo usciti per fortuna sani e salvi, almeno a livello fisico, da questo lockdown, ma siamo ancora in una situazione economicamente e artisticamente parlando disastrosa. Si parla di riaprire i teatri il 15 di giugno e io però ho qualche perplessità, così come è stato proposto dal nostro governo. So che tu, assieme alla Slow Music e alla Ballet Art e una serie di esperti, ma attenzione, esperti come tecnici, ingegneri, esperti di sicurezza e ovviamente te, avete fatto un protocollo che state presentando e vorrei capire quindi secondo te come, in che modo si possono riaprire gli eventi dal vivo e se si possono riaprire. Allora, niente, mettiamo in ordine le cose. Tanto per cominciare, da quando è partito il lockdown, la mia personale preoccupazione principale e la preoccupazione principale di chi con me ha condiviso e condivide l'esperienza di Slow Music, che per chi ci ascoltasse è un ente del terzo settore, no profit, che abbiamo costituito nel gennaio del 2018, e che ha come oggetto principale quello di alimentare la qualità, alimentare l'eccellenza, alimentare l'indipendenza dell'arte, della musica in particolare, sul territorio nazionale, ridando importanza e peso al territorio, ridando importanza e peso in un mondo che è molto consolidato e molto dominato dalle multinazionali alle realtà locali, dovunque esse siano e qualunque esse siano, perché la nostra opinione è che, e qui si collega questo discorso a quello che sta succedendo, è che c'è una cattiva rappresentazione del mondo dello spettacolo, una cattiva rappresentazione da parte dei media e anche da parte di alcune associazioni di categorie e di alcuni artisti, che identificano il mondo dello spettacolo principalmente con quello dei grandi numeri, dei grandi eventi, dei grandi successi E tu sei economici. un portavoce di grandissimi eventi, grandissimi Sì, successi. ma io penso che sia sbagliato pensare Solo che così, certo. solamente i grandi numeri e quindi i grandi concerti di chiunque ci siano, sia Vasco Rossi, sia Bruce Springsteen, sia gli AC/DC, sia Tiziano Ferro, o come i grandi spettacoli di grande successo, esso sia Mamma Mia o West Side Story, non sto parlando solo d'Italia, ma parlo in termini generali, sono importanti, ma che l'arte, tutta la rappresentazione dello spettacolo è importante, restando in un territorio italiano, anche e soprattutto, e mi piace citare un po' le parole di Don Pasta, che è un DJ, è anche un cuoco, è uno scrittore, ha riscritto la guida Artusi, che è una delle più belle guide di enogastronomia, e lui dice giustamente che l'Italia è un paese che sta insieme sulla base della fantasia degli italiani, fantasia che è stata alimentata da 2000 anni di maestria, e la maestria non ricorda in maniera negativa le maestranze, perché le maestranze, così uno dice tu sei una maestranza, sembra dispregiativo. All'incontrario ricorda proprio la parola maestria, cioè la capacità di creare, perché uno spettacolo con una persona da sola non si fa, cioè si fa un monologo, ma anche per Sì, fare il però ci monologo dietro qualcuno, chiaro. Hai bisogno di un teatro, hai bisogno di un ingegnere delle luci, hai bisogno di tante figure. Quindi la rappresentazione che è stata data in tempo di Covid e anche prima del Covid, ahimè, perché è una logica conseguenza, è quella che lo spettacolo sono i grandi numeri, sono tutti ricchi, vendono milioni di biglietti, gli stadi sono sempre tutti esauriti, i biglietti sono sempre più cari. E tutto questo è vero, ma non è solo quello, o meglio, in tutto il mondo la più grande percentuale di spettacoli si svolge con
da zero persone, quindi dalla gratuità, anche gli spettacoli gratuiti non vanno mai dimenticati, l'importanza di un attore che si esibisce in un piccolo club alle prime armi, mentre un attore alle prime armi si esibisce in un piccolo club mentre magari gli altri bevono o mangiano, oppure di uno che suona il piano bar, o di uno che fa gli spettacoli in piazza, o di chi fa le feste patronali, o quelle rionali, o quelle di partito. C'è tutto un mondo che è il mondo, dove una piccola percentuale, io lo faccio apposta, piccolissima percentuale in termini di quantità, riguarda il mondo dei grandi numeri, che certo se si parla e se si rappresenta il mondo dello spettacolo come la Confindustria, allora chi fa i grandi numeri fa anche i grandi fatturati e quindi comanda. Non dovrebbe essere così. Quello che è successo in tempo di Covid è che i grandi numeri, i rappresentanti dei grandi numeri, in primis l'associazione che mi pregio di aver fondato, ma che, di cui non sono più parte ormai già da più di un anno, che è Assomusica, in secundis una serie di società, tutte facenti parte sostanzialmente a due gruppi di multinazionali, da una parte Live Nation, dall'altra Eventim, e alcuni grandi artisti hanno dato questa idea, il mondo dello spettacolo si ferma completamente, ci rivediamo fra un anno. Tutto questo ha creato un danno incommensurabile a centinaia di migliaia di persone legate in maniera familiare a chi lavora nel mondo dello spettacolo a 360 gradi. L'indotto, chiaro, non solo l'artista. Ma più che l'indotto, quelli che sono proprio le maestranze, quello che dicevamo prima, perché poi l'indotto è un altro argomento e anche sull'indotto si dovrebbe forse sparare un po' meno cifre così statistiche, per cui ho letto il mondo dello spettacolo fermo comporta 600 milioni di euro di meno di indotto, cioè tutte cose che francamente non si capisce bene in base a cosa vengono Che fatte. calcoli abbiamo fatto, certo. Però sempre citando Don Pasta, giustamente lui ricorda che il ministero è il Ministero delle Belle Arti e non solo del turismo, e che il turismo c'è, il turismo dello spettacolo, perché ci sono gli eventi, perché c'è l'arte e non l'incontrario. Ragion per cui quello che ho cercato di fare con Slow Music è stato quello di trovare delle soluzioni per riaprire il mondo dello spettacolo. Tangibili, io l'ho letto, evviva, qualcosa di tangibile. Esatto, ci abbiamo lavorato gratuitamente tutti quanti, noi del comitato esecutivo di Slow Music, io, Dario Zigiotto, Massimo Poggini, Franco, Mussida, e Stefano Bonagura. Ho coinvolto dei professionisti del settore, no? La parola esperti non mi Sì, piace, che esperti di che cosa, cioè non si come capisce. influencer. Jimmy Pallas, che è uno dei più grandi show designer che abbiamo in Italia, che ha insieme a me e insieme a tanti altri creato degli spettacoli molto belli, sia di artisti italiani che di artisti internazionali. Mia sorella Cristina, che comunque che lavora con me da un sacco di anni e che lavora con una professionalità nell'organizzazione, nella produzione, nella logistica che ha pochi pari in Italia. Elisabetta Valenti, un architetto specializzato nella sicurezza sul lavoro, due dottori, due medici, il dottor Furio Zucco e il dottor Romanò, che hanno elaborato 10-12 pagine di modalità legate alla riapertura degli spettacoli, un ingegnere che ha dato la sua rispetto ai rapporti con le commissioni di vigilanza. E poi un'altra persona che ha collaborato sul mondo del controllo, viene chiamato impropriamente la sicurezza, però tu sai che in Italia la sicurezza del pubblico è una competenza della forza pubblica, della questura e dei carabinieri, non di quelle che noi chiamiamo security, ma che in realtà hanno competenza sul controllo dello spazio. Sì. Abbiamo creato questo protocollo in 3 settimane, bim bum bam, ognuno da casa propria. L'abbiamo anche colorato con dei disegni, abbiamo anche avuto la collaborazione di Igor Ronchese, che è uno scenografo, e abbiamo già battezzato due versioni, perché la seconda si è
diciamo, modulata su parte del DPCM, che è del 17 maggio. Noi abbiamo pubblicato il nostro protocollo prima del 17 maggio. E devo dire la verità, è l'unico protocollo così completo in Italia e credo anche in Europa. Ci sono altri protocolli, l'AGIS ha fatto un protocollo, Kipon ha fatto un protocollo, però sono tutti più ridotti perché noi abbiamo fatto un'ipotesi da quando si mettono in vendita i biglietti a quando si va a casa, calcolando tutto quello e con un presupposto importante che purtroppo il DPCM invece non ha per nulla considerato. Noi non indichiamo le capienze massime, noi indichiamo. Problema, infatti, 200 persone al chiuso, se abbiamo un teatro di 2500 posti. Ecco. Esatto, e 1.000 all'aperto. Noi non indichiamo quel tipo di cosa, noi indichiamo quante persone, secondo noi, possono stare in uno spazio di determinata misura. Quindi, Intercettuale. paradossalmente, è certo, Cioè, è quello se che pensavo io, cioè. paradossalmente. Uno spazio che usualmente ne può tenere 10.000, non si capisce perché ne deve poter ospitare solo 1.000, ne Chiaro. può ospitare molto di più nella misura in cui si rispetta il distanziamento fisico, non chiamiamolo più sociale, per Sì. favore, è una parola terribile, e l'abbiamo già vissuto quando eravamo ai semi-arresti domiciliari a casa, e questo è un altro tema, ne parleremo un'altra volta, in un altro momento a bocce ferme. Quindi in uno spazio che magari ne ospita 10.000, secondo i nostri calcoli ne possono rimanere, ne possono stare molti più di 1.000. Normale. È scontato che si rispettino delle procedure sull'ingresso e sull'uscita, sul distanziamento fisico nelle persone all'interno, sul distanziamento dalla prima fila al palco, la sanificazione dei bagni, sugli spazi comuni. Quindi l'abbiamo mandato, questo l'abbiamo fatto ed è stato messo a disposizione di chiunque, l'abbiamo pubblicato gratuitamente, l'abbiamo mandato al governo, l'abbiamo mandato al ministro Franceschini, l'abbiamo mandato all'ANCI, che è l'Associazione dei Sindaci d'Italia, l'abbiamo mandato a tutte le regioni, l'abbiamo mandato a tutte le associazioni, in AGIS, Assomusica, Kipon, l'Associazione dei Festival Jazz, l'ARCI, l'AICS, è a disposizione. E risposte ci sono o ancora nulla? Allora, questo è un tema un po' doloroso, nel senso che indiscutibilmente da parte delle amministrazioni locali abbiamo avuto dei riscontri, li stiamo avendo, li svilupperemo. Mentre invece da parte del governo c'è stato il silenzio totale. Il silenzio totale, e questo più che altro è sbagliato, nel senso che con il massimo rispetto, diciamo pregiudiziale, non basato su chi sono, perché non sappiamo chi sono, riferito a questi esperti della task force che hanno, di cui io non conosco un solo Sì, nome, ma certo. non perché so il nome, ma non so chi è, non so proprio chi fa parte della task force. Sì, non è stato detto. Massimo rispetto di queste persone, noi reputiamo che le persone che abbiamo coinvolto noi sono persone. Come sono del settore, Quindi, insomma. hanno un'esperienza pluriennale, hanno una capacità e una visione specifica ma generale e fanno parte di un mondo, quello dello spettacolo italiano, che è un mondo di eccellenza, perché come ricorda bene Jimmy Pallas, buona parte della tecnologia luci in tutto il mondo è brevettata in Italia. Come ricordo io, buona parte dei movimenti con cui viene denominato, con cui si denomina una sinfonia, adagio, allegretto, eccetera, sono italiani. Nella storia dell'arte l'Italia ha avuto eccellenze nell'opera, nel jazz, nella musica tradizionale, insomma. Qualche cosa noi italiani siamo Sappiamo farlo. fare, senza tornare a commedia dell'arte e quant'altro, voglio dire, cioè da questo punto di vista la sensazione che io personalmente ho, ma non solo io, è che questo DPCM sia frutto di una di queste due cose, o di un mix tremendo di queste due cose. Da una parte
un atteggiamento pregiudizialmente avverso verso il pubblico degli spettacoli, di nuovo, forse rappresentato malamente come solo quello dei grandi numeri, anche se mi permetto di dire che anche nei grandi numeri, Vasco Rossi 250.000 persone, AC/DC 100.000 persone a Imola, i concerti negli stadi, i vari campovolo, non mi risulta che abbiano dato una immagine di irresponsabilità organizzativa o di irresponsabilità da parte del pubblico, anzi il contrario. Quindi da una parte c'è un'idea pregiudizialmente avversa verso il mondo dello spettacolo che viene rappresentato come un mondo di persone che non rispettano le regole, che non ha che con un pubblico che non rispetta Non le attento, regole. diciamo, chiaro. Dall'altra, e tutto questo non corrisponde al vero, perché aprendo un'ulteriore parentesi, questo è il paese dove le norme relative alla sicurezza sul lavoro per i lavoratori dello spettacolo sono fra le migliori del mondo Poi e c'erano anche prima, c'erano anche prima. No, ma infatti io dico c'erano già, ce l'abbiamo già, e le norme di sicurezza relativamente al pubblico sono le migliori del mondo. Perché? Perché basta andare all'estero, andare in Francia, in Spagna, in Germania, in Abbiamo Inghilterra, visto cosa è successo in Francia. in Olanda, in Scandinavia, fanno degli spettacoli, dei concerti sia al chiuso che all'aperto, in spazi dove noi in Italia non potremmo neanche aprirli degli spazi così. È Quindi verissimo. è un'idea totalmente sbagliata, il che fa pensare che fra questi 450, ma anche nello stesso ministero del ministro Franceschini e anche il ministro Franceschini stesso, non sappiano di che cosa si sta parlando. Magari risponderanno, diamogli tempo. No, però attenzione, che abbia risposto meno, il DPCM è stato fatto indicando mille. Lasciamo perdere il nostro protocollo, non voglio mettere slow music al centro del mondo, non lo è e non è neanche questo l'obiettivo. Noi vogliamo migliorare il mondo, non vogliamo essere al centro del mondo. Al centro del mondo lasciamoci chi vuole dominare, noi non vogliamo dominare, noi anzi vogliamo aiutare a liberare le energie che la gente ha, a liberare le possibilità dell'indipendenza, dell'autonomia, della professionalità, dell'eccellenza, non vogliamo dominare proprio nessuno. Però il DPCM, quando indica 1.000 persone 200, no, non si capisce in base a quali astrusi ragionamenti lo faccia. Quando vieta la ristorazione, discrimina il pubblico, lo stesso pubblico che non si capisce perché può Può andare al andare al ristorante, ristorante, ma non esatto. può mangiare in un ristorante Bar. prima, durante o dopo, in una trattoria o in un bar, prima, durante o dopo degli spettacoli in un ambito di uno spettacolo. Non si capisce neanche come questi signori che hanno fatto questo decreto non comprendano che nel momento in cui già tutto il mondo dello spettacolo, dalle maestranze all'imprenditoria, è in grave ambascia e difficoltà economica barra finanziaria, se gli si propone di riaprire, ma gli si toglie una possibilità di sostenibilità economica che arriva dal vendere delle birre, vendere delle bottiglie d'acqua, vendere dei panini a chi viene agli spettacoli, con la capienza ridotta, con i costi aggiuntivi legittimi della sanificazione, di tutto quello che va fatto, non si capisce come si pensi. Quindi, delle due l'una, o hanno dei pregiudizi terrificanti, o sono degli ignoranti devastanti. Ignoranti, non voglio offendere nessuno, ma ignorano di Al che 15 cosa giugno stiamo come vanno. parlando e indica anche gli spazi al chiuso. Le considerazioni che avevamo fatto noi, e secondo me siamo stati più saggi noi del governo, erano quelle di evitare la riapertura degli spazi al chiuso, fatto salvo il cinema che posso comprendere, ma evitare gli altri perché sinceramente la maggior parte delle stagioni dei teatri comunque vanno a finire a maggio-giugno. Riaprire uno spazio al chiuso che non puoi usare l'aria forzata, ed è giusto che sia così, fidandosi Certo. che tutti abbiano gli impianti di aria condizionata adeguatamente puliti
e sanificati, a noi sembrava un po' un azzardo. Altra cosa, e in più con una capienza da 200 persone non serve a Poi bisogna niente. vedere se la gente ha voglia di chiudersi in un teatro a giugno. Inoltre, psicologicamente brava, poca voglia di andare in uno spazio. Un'altra cosa è il cinema, che però, da quanto ho capito, anche i cinema non sono contenti di questa soluzione da 200 posti. Noi poi avevamo indicato il 1° agosto con un ragionamento. Quando io avevo indicato il 1° agosto, era stato appena annunciato che l'8 d'agosto ci sarebbe stata la Milano-Sanremo ed era la prima cosa che succedeva pubblica. E che dai primi di giugno avrebbero riaperto i centri dei parrucchieri, i parrucchieri, i centri benessere, prima i ristoranti e Già quant'altro, riaperto prima. dove il contatto fisico per andare a tagliarmi i capelli c'è e quindi per quale motivo dovevano stare chiusi. Però avevo pensato al 1° agosto perché almeno c'era il tempo per organizzarsi, perché quello di cui stiamo parlando non è recuperare gli spettacoli che dovevano essere previsti a capienza completa, o meglio, non tutti, perché magari alcuni si possono anche recuperare, ma è soprattutto costruire delle occasioni di spettacolo e delle, io le definisco temporary location, cioè degli spazi dove ad agosto, settembre e anche ottobre, perché tanto in Italia ottobre all'aperto ci stiamo, Ci ci sfrutta la possono essere delle attività compatibili, teatro, musica, cinema, ristorazione, danza. sono meravigliose in Italia, quindi possiamo sfruttarle. Esatto. Quindi l'idea di agosto era anche per dare il tempo di organizzare le cose, di promuoverle, di crearle, poi anche nella fiducia, nell'ottimismo che ho tuttora, che ora di agosto la situazione migliori sempre di più e quindi una serie di limitazioni possano andare a scemare. Certo. Quindi il mio ragionamento, il nostro ragionamento aveva un senso. Riaprire il 15 giugno in questa maniera sembra quasi che ci stiano dicendo: se proprio volete riaprire, riaprite perché ci state rompendo i maroni, però vi diamo talmente tanti limiti che non riuscirete ad Ma quindi la data è l'1 agosto ancora per te o l'hai cambiata? aprire. Cioè, a questo punto, come dire, il mio ragionamento. Dunque, allora, facciamo una distinzione, Silvia. Io lo so che è un po' complicato magari ogni tanto da fare capire questo passaggio, però Ci ci tengo a fermo se precisare. non capiamo. No, 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 no. Vengo anch'io per vedere l'effetto che fa. È un progetto ideato da Slow Music, messo a disposizione di tutti gli imprenditori, tutte le istituzioni, tutte le associazioni che vogliano riaprire il mondo dello spettacolo. E quel progetto indica idealmente una data che è il 1° agosto, ma la indica idealmente perché non è che decidiamo noi. Altra cosa è l'imprenditoria, di cui fa parte anche Barley Arts, che potrà decidere di fare delle attività utilizzando quel protocollo, mi segui? Sì, sì, sì. E quindi può essere anche che si cominci il 15 di luglio, per l'amor del cielo. La nostra era un'indicazione ideale in base ai ragionamenti che ti ho fatto prima. No, Chiaro, chiaro. per l'amor del cielo. Poi ovviamente il governo ha adesso aperto il 15 di giugno, quindi nessuno vieta da utilizzare il nostro protocollo dal 15 di giugno, mi segui? Niente, Cioè è lì certo. che lo possono usare. Quindi questi sono i ragionamenti. Senti, in chiusura, perché io l'ho letto tutto, se poi mi mandi quello aggiornato ti ringrazio. Molto velocemente, per invece gli artisti e tutte le persone che stanno dietro le quinte, ho letto che hai richiesto tipo il tampone obbligatorio 48 ore prima. Com'è possibile mantenere una distanza in un backstage che a volte ci sono sette artisti in uno stesso camerino? Si può? Ma dunque, premesso che su elementi medici preferirei che tu lo chiedessi direttamente al dottor Zucco e ti girerò il suo contatto, perché magari fai anche un'intervista anche con lui, anzi ne sarei molto contento, anche perché Furio, non so se hai letto le sue credenziali o se lo conoscevi, ma Furio è in sostanza il dottore, il medico che ha creato
l'assistenza sanitaria ai concerti in questo paese, con il concerto di Bruce Springsteen nell'85 a San Siro. Da lì si è cominciato a ragionare sul concetto di assistenza sanitaria ai concerti. Quindi è una persona estremamente preparata e molto rock and roll. Quindi da dirti solo una cosa, visto che comunque noi ci siamo conosciuti con i musical e quindi non mi hai chiesto niente di Will Rocchio. Will Rocchio mi manca tantissimo, avevo contato di rivederlo gli Arcimboldi. Will Rocchio manca a tutti noi. Noi stiamo lavorando a questo punto per una vera e propria terza stagione, perché è evidente che più che completare la seconda, Sì. lanceremo la terza, che fra l'altro sicuramente dal punto di vista del testo e della vicenda vedrà il Covid e tutto questo periodo, anche perché qualcheduno ci ha giustamente detto, fatto notare, che noi con la nostra versione italiana abbiamo anticipato tantissimi temi di quanto sta succedendo. Quindi da questo punto di vista, ahimè, ci avevamo visto giusto. Profetici. Io penso che noi torneremo con la terza stagione nell'autunno del 2021. Ripartiremo l'autunno 2021. Recuperando, Sarete fermi con il musical? io penso di sì, perché ci sono una serie di problematiche relative proprio alla disponibilità dei teatri nella primavera del L'hai già 2021, presa, per chiaro. cui partire a maggio o a giugno, No. rispetto a è poco intelligente. Quindi è probabile che partiremo nell'inverno, nell'autunno barra inverno del 2021. Sicuramente recuperando Milano, questo è poco ma sicuro. Meno male. Spero anche recuperando Mestre e Vicenza, ma non dipende esclusivamente da noi, ma dipende dagli interlocutori di Mestre e di Vicenza, che però io mi auguro vorranno recuperarlo, e poi facendo altre città. Io tentativamente proporrò a tutto il vecchio cast di continuare a farlo, non è però scontato che tutto il cast in quel periodo sarà disponibile. Se non lo sarà, faremo delle audizioni per sostituire chi andrà sostituito. Però l'intenzione forte e chiara è di far lavorare di nuovo tutti quanti nella misura in cui, quando sarà il momento, saranno disponibili a farlo. Sono molto contenta di questo. Grazie, grazie per il tuo e il vostro lavoro perché comunque è stato davvero interessante e ci aggiorniamo per prossimi sviluppi, speriamo positivi. Ok, ti Grazie. saluto. Ciao Silvia. Ciao.